Ecco, allora dalla musica che è partita in sottofondo già potete immaginare chi sta per arrivare. Ecco, sentiamo, noi diamo il buonasera al nostro Adam Cadmon. Illuminati, terroristi, massoni, sì, puffi, elfi di Babbo Natale, Ken di Barbie. Anche lui. Sono tutti collegati per il controllo delle masse, ecco, e per il controllo della razza umana. Ma tutti noi non abbiamo niente a che fare con tutto ciò che ci serve. Ma tolga la mano che non si capisce niente, per favore. E allora tutto ciò che ci serve. Ecco. Però se mi tolgo la maschera, mi riconoscete tutti. No, tanto in radio non la vede nessuno, guardi. Bene. Ecco. Sentiamo oggi che cosa ha da dire. Molte domande sono rimaste senza risposta nel corso dei secoli. La razza umana è l'unica presenza umanoide dell'intero universo. Ma ai vertici delle grandi capocce della Chiesa è mai esistito un papa donna? Ma non lo sappiamo. Lo sbarco sulla Luna è accaduto veramente o è stato un subdolo piano di controllo mediatico da parte degli Stati Uniti? Ecco. Ma soprattutto, perché i cani ci osservano mentre fanno i loro bisogni? Non lo sappiamo. Ecco. Se vogliamo fallire, e ci riusciamo, abbiamo avuto successo o abbiamo fallito? Che quesiti proprio di quelli. E soprattutto, sì, un essere umano è mai riuscito ad inserire la chiavetta USB nel modo corretto? Questa è una cosa. Ecco. Io sono qui per darvi una notizia. Sentiamo. Cesar Smith, un uomo residente in Brasile, ha deciso che il miglior modo per liberarsi degli scarafaggi del suo giardino fosse quello di gettare un mortaretto dentro la loro tana. Il risultato però è stato disastroso. Ecco. Come si vede nel video. Non c'è il video. Non c'è il video. Non ce l'abbiamo. Come vedrete postumi nel video, sì, pubblicato su Twitter, un uomo ha fatto esplodere il proprio giardino. È anche dislessico oggi, quindi abbiamo tutto. Anche io sono. L'esplosione ha creato un'enorme voragine nel giardino, mettendo in serio pericolo la salute dell'uomo e dei suoi due cani, che però, a parte un grosso spavento, sono rimasti illesi. E lui? Pure. Ah, ok. È stato un controllo da parte degli scarafaggi. Gli scarafaggi stanno controllando. Ma non credo proprio, guardi, assolutamente. Stanno attuando una guerra atomica contro la razza umana. No, assolutamente sono no. Sono guidati da una creatura aliena. Ragazzi, non la smette più, ha preso proprio il via libera. Poi vi lascio un ultimo messaggio. Ecco, sentiamo. Ragazzi, l'ultimo messaggio. Non buono. Permettere mai a nessuno di permettersi a permettersi se non gliel'ho mai permesso. Mi sembra anche giusto. Un abbraccio, Ada. Ecco, abbiamo finito oggi. va bene, va bene.